Prima di cominciare il video sappiate che oggi pomeriggio uscirà l'estrazione del giveaway. Buongiorno a tutti! Allora, oggi come vedete ho una visuale molto ampia, infatti si vede qua di fianco la coperta muccata. E perché comunque vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Tiger da casa nuova. E visto che non sono esattamente cose piccoline, ho deciso di mettere questa visuale, anche se sì, di fianco si vede sta cosa, non mi piace, però vabbè. Allora, cominciamo subito con le cose di casa nuova, che in realtà sono solo due, anche se la borsa è molto grande. Allora, vabbè, intanto ho preso semplicemente una tarte della Yankee Candle, che è nuova e dà un odore veramente buonissimo. Cherry Blossom, insomma, i fiori di ciliegio. E oh mio Dio, è buonissimo l'odore, veramente. Ne abbiamo presa una io e una mia madre e non so davvero descrivervelo, anche perché io non avevo mai sentito l'odore dei fiori di ciliegio. E se è questo, oh mio Dio, è veramente buonissimo. E l'altra cosa che ho comprato da casa nuova è enorme. Allora, questo è solo uno dei quadri. E per farvi vedere com'è, ve lo faccio vedere così, ecco. E intanto era in sconto, costava 12,90 e sono questi quadri che messi insieme formano questa immagine. Lo terrò chiuso perché anche questo lo tengo per quando riuscirò finalmente a trovare una casa che mi soddisfi. E comunque guardate quanto è bello, mi piace tantissimo, è un insieme di 5 quadri. E questo che vedete qua davanti appunto è quello al centro che è il più grande. Questo boh, penso che sia il più grande mezzo metro, poi c'erano anche i più grandi ma erano un pochino esagerati sinceramente. E poi passiamo direttamente alla roba di Tiger. Allora, intanto ho preso questo, che non userò per i trucchi, perché io quando avrò questa benedetta casa nuova voglio avere una scrivania gigante piena di scaffali e cose varie per metterci le cose creative, perché adesso le ho tutte ammassate o negli armadi o così e sono scomodissima. E quindi vorrò avere una mega scrivania con tutti gli scaffali, eccetera. E vi farò vedere ovviamente in un video, farò un home tour quando avrò la casa. E ho preso questo che sarebbe per i make-up, che ha i cassettini, vari scomparti, eccetera. E secondo me sarà molto utile, non so bene che cosa ci metterò, comunque roba creativa sicuramente. E niente, mi sembra molto, molto buono. Vediamo se adesso ho lo scontrino, vediamo di farvi vedere tutti i prezzi. L'unica cosa che di finora a cui non ho detto il prezzo era questa, che costa 2 euro, credo, 1,90, vabbè. Poi questa è la cosa che ho preso che costa di più e costa 10 euro. Poi vabbè, questo non lo prendevo da un po' perché gli ingredienti non sono esattamente il massimo, però una volta ogni tanto l'ho voluto prendere, penso che costi... Ah sì, c'è scritto qua, costa 50 centesimi e sarebbero i noodles al pollo. Non ci arrivo, ho la borsa troppo lontana. Ok, ora ho preso questa, che è una cosa che probabilmente non userò mai e che ho visto fin dalla prima volta in cui sono andata da Tiger, quindi l'ho vista 6.000 volte. E mi sono decisa a comprarla. È in pratica una spatola, chiamiamola, per tagliare la torta, per prendere le fette di torta, con scritto Happiness is a piece of cake, la felicità è un pezzo di torta. E niente, non so neanche se lo userò mai, ma ho voluto comprarla perché da tutta la vita che l'addocchio, no, tutta la vita no, da quando ho scoperto Tiger un paio di anni fa. Ecco, costa 3 euro. Bene. Questo è un bigliettino, lo ha comprato mia madre. Visto che sono andata appunto con lei, il bigliettino l'ho pagato 50 centesimi. Bigliettino con la busta anche. Anche questo l'ho voluto comprare mia madre, penso da mettere in macchina, tipo perché le piaceva questo coniglietto di peluche. E questo costava 3 euro. A me non piace molto, però vabbè, lei lo voleva mettere in macchina. Poi questi dadi li ho voluti comprare perché quando io, Simo e i nostri amici, eccetera, andiamo al bar, ci piace giocare con i dadi, appunto, facciamo alcuni giochi di strategia e cose del genere. E ho voluto comprare questi perché sono bellissimi. Ne avrei voluti comprare di più perché per il gioco che facciamo ne servono 5 per colore, però c'era solo questo, era l'ultimo. E questi costano 2 euro. Poi, vabbè, una semplice bottiglia di latte al cioccolato, questa è sempre buona. E questa mi sembra che costi 1 euro. No, costa 2 euro. Beh, pensavo meno, vabbè. Poi voglio assolutamente assaggiare queste, che sono tipo delle patatine di cocco, una roba del genere. E anche queste costano 2 euro. Ok, ci sono cose che costano un po' più di quanto pensassi. Poi questo set di pennelli, e vabbè, erano 5, ma 2 li ho tirati fuori che li ho usati nel video di ieri. E questi costano 3 euro. Ok, ho preso questo gel da doccia che è all'arancia, non so, adesso vedrò com'è. E questo costava sempre 3. Poi glitter che sono di un colore bellissimo, questi li avevo già comprati, alcuni li ho già finiti, quindi li ho ricomprati, 2 euro. Allora, questi due, a parte che sono copiatissimi dall'IKEA, perché li hanno... Oddio no, questo è rovinato. No, vabbè, sono sporco, perché l'IKEA li ha inventati, questi fatti così di metallo. Questi invece sono di plastica e tecnicamente sono proprio vasi per fiori. Però vabbè, io li userò in casa perché sono bellissimi. E questi costano 1 euro l'uno, cioè boh, non ha molto senso che questo costi 1 euro e questo 2 o 3 euro, non me lo ricordo già più, l'ho letto adesso, vabbè. Va bene, poi, ah, mi ero dimenticata
Questi mi sono dimenticata che li ho presi per Simo e quindi glieli devo dare. E sono degli snack al wasabi. Io odio tantissimo il wasabi, ma proprio tantissimo. Però lui lo ama per qualche motivo che non capisco. E costavano un euro. E infine, niente di che, queste tortilla. E ho scoperto adesso che queste costano 2 euro. Ho scoperto adesso che da Tiger non vendono più la salsa piccante. Ho chiesto alla commessa e mi ha detto che li avevano ordinati un anno fa, poi non gliel'hanno più portati. Quindi, ok, ottimo. In pratica potevo anche non comprarle queste perché senza la salsa non hanno molto senso per me. Niente, questi sono gli acquisti fatti da Tiger da Casanova. E non erano niente di che in realtà, speravo di comprare anche altre cose. Ad esempio nell'Instagram di Tiger ho visto che c'era un vaso bianco di ceramica, come quelli che piacciono a me, a forma di cactus, che era carinissimo, ma mi sa che ne avevano finito perché non c'era. E niente, comunque spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, ciao!